E siamo al tennis che arriva nel Salotto Buono di Torino. Taglio del nastro in Piazza San Carlo del Nitto ATP Finals Fan Village, che ospita sponsor e spazi eventi e che per la prima volta è stato allestito non vicino alla sede di gara ma in pieno centro città. I grandi eventi sono una delle nostre azioni principali, lo sono anche dal punto di vista della strategia per il futuro. Le ATP sono uno di questi grandi eventi, auspichiamo davvero di cambiare passo e di far diventare Torino sempre di più una città in grado di ospitare, organizzare e sviluppare grandi eventi sportivi e culturali. Un grande progetto sportivo, una buona vetrina per la nostra città e oggi davvero una giornata importante, quella di apertura del villaggio in Piazza San Carlo. Lo sto ripetendo da mesi, noi non abbiamo mai trovato un terreno così fertile come quello di Torino del Piemonte, cioè al di là degli schieramenti, dei colori, dei legittimi interessi particolari, c'è un comune intento generale di valorizzazione del territorio che passa per la valorizzazione della nostra manifestazione, e questo per noi in Italia è una cosa assolutamente straordinaria, una città straordinaria che anche io in parte devo ancora scoprire, e essere riusciti a portare il tennis, che oggi è diventato uno sport di massa anche in Italia, ma che anni fa non lo era e non era neanche uno sport vincente, nella piazza più bella di Torino, forse una delle piazze più belle d'Italia, già questo è un traguardo significativo, siamo molto contenti. L'abbiamo voluta con forza, campionato del mondo Under 21 a Milano Next Gen, qua il campionato del mondo assoluto, settimana prossima campionato del mondo a squadre che è la Coppa Davis. Bene, speriamo di riuscire a superare questo trittico che per noi è molto molto faticoso, però quando le cose vanno bene così come stanno andando, sia sul punto di vista dal punto di vista organizzativo che da un punto di vista tecnico, come lei ricordava, stiamo assistendo a quella che può essere definita nel tennis l'età dell'oro. Siamo in prima linea perché abbiamo questo evento mondiale, abbiamo voluto portarlo insieme al comune e a tutti gli altri partner, a portarlo al centro della città, che vogliamo che sia un evento per Torino nel mondo, ma anche per i torinesi, per le nostre imprese, e quindi questo bellissimo villaggio alle mie spalle vuole creare questa atmosfera e quindi creare una bella festa per tutta la città che durerà 5 anni, quindi allungare la festa e coinvolgere le imprese e i torinesi, che abbiamo un gran bisogno per la pandemia che c'è stata, per i nostri commercianti e per il nostro turismo. E questa è una bellissima iniziativa che dobbiamo scalare e ingrandire e migliorare sempre di più nei prossimi anni. Qua è una bellissima partenza e quindi e di buon auspicio per tutti gli eventi che ci saranno a Torino nella prossima primavera, nel prossimo anno, in cui la Camera di Commercio ha un ruolo importante perché insieme all'ecosistema collabora e aiuta concretamente. Di essere qui oggi all'inaugurazione delle ATP Finals, che rappresentano veramente una grandissima promozione per la città di Torino, oltre che essere un grandissimo e elevatissimo momento per il massimo del tennis internazionale, beh, questo è sicuramente una bellissima giornata. Gli eventi naturalmente sono anche portatori di ricadute economiche e quindi noi ci auguriamo, ma già in questi giorni qualche segnale lo abbiamo visto, anche di una ripresa di consumi. Il Museo del Cinema in qualche modo partecipa a queste ATP Finals, che sono un momento storico importante per la città di Torino. Abbiamo creato questo video mapping sulla cupola della Mola Antonelliana e crediamo che possa dare il benvenuto a tutti i cittadini e quindi creare un altro polo oltre a Piazza San Carlo, dove c'è questo incredibile centro culturale, commerciale, che può aiutare naturalmente il pubblico a uscire di nuovo di casa, soprattutto con una certa serenità. Io credo che un avvenimento come questo bisogna che la gente, gli italiani capiscano l'importanza, che questo non è un avvenimento di Torino o dell'Italia, questo è un mondiale, stramondiale. Non so quanti milioni di spettatori vedranno le partite, sicuramente poi intorno ci sarà molto. Quindi le premesse ci sono tutti, i primi 8 giocatori del mondo, con lo stadio bellissimo. Che è successo? E ripeto,
pronostici è difficile farli, c'è un numero uno del mondo che ha il pronostico numero uno, ma gli altri sono tutti all'altezza di arrivare almeno in finale. Le ATP sono sempre il torneo dei più forti giocatori al mondo, quindi sarà il meglio che oggi il mondo esprime nel nostro sport. Saranno in un posto bellissimo, ci sarà un italiano, è una grande festa.